quale nella mia libreria c'è sempre il mio libro Sempre Milan, che ho scritto un anno fa con Umberto Zappelloni per i 100 libri ufficiali del Milan, per i 120 anni del club rossonero. E mi auguro che sia sempre un bel regalo per tutti a Natale. Ma ci sono tante storie alle mie spalle e sono storie di vittorie, di scudetti conquistati magari a sorpresa, raramente, perché Milan quando ha vinto lo scudetto era sempre fra i favoriti, non era certo fra i favoriti quando ha vinto lo scudetto del 62 con Nereo Rocco in panchina, non era favorito forse dopo un'annata positiva, certamente quando ha vinto lo scudetto della Stella, non era fra i favoritissimi, fra i favoritissimi come quello del 99, addirittura dopo due anni brutti. E allora io, una cosa che in questo momento mi adombra, verbo soft, mi adombra, cioè già pensare che il Milan incominci a essere contento, non lo pensano a Milanello certamente, sì, ma intanto per la Champions League, la qualificazione Champions League era il nostro obiettivo, giusto? Era uno dei nostri obiettivi. Io, da quando seguo il Milan, penso sempre che il Milan debba lottare fino alla fine per vincere il campionato. Chiaro che sono pensieri che purtroppo negli ultimi anni, a settembre-ottobre, molto presto, mi sono cancellato. Ma intanto siamo a dicembre e il Milan è ancora in testa alla classifica. Mi si dice, ma sarà un anno importante perché incominciamo a mettere le basi per traguardi più importanti il prossimo anno. Questo ragionamento mi andrebbe benissimo se il Milan fosse quinto, quarto, terzo, distaccato dai primi. Bene, un passo avanti rispetto agli anni precedenti per consolidare la squadra e il prossimo anno cercare di migliorare. No, il Milan non perde da marzo a dicembre, da 9 mesi. Ha vinto lo scudetto dell'estate, il mese di giugno, luglio e i primi di agosto. È sempre stato in testa, o penso sempre in testa, in questo campionato. Il Milan deve lottare per lo scudetto, deve lottare, non ho detto che vincerà, deve lottare lo scudetto perché essere contenti dopo questa sequela di partite, dopo questi risultati, dopo una squadra che segna 2 gol sempre con qualsiasi avversario, con qualsiasi squadra in campo, è una squadra di alti valori. E dunque, se io fossi leggermente indietro mi accontenterei, ma una volta che adesso sono qua, io il prossimo anno, quando c'è da rifare tutto, non sono sicuro che il Milan vinca 8 partite e ne pareggi 4. Non sono sicuro. Io ho visto il Milan anche di Silvio Berlusconi debuttare con una sconfitta in campionato e diventa tutto complicato. Quindi vorrei che quest'anno venga sfruttata venga sfruttata questa posizione che ci vede primi a fine dicembre. Non capitava da un secolo per noi del Milan, anche se sono passati qualche anno, per noi un secolo. Quindi, e mi si chiederà e dove vuoi arrivare? Voglio arrivare che adesso la società deve capire di non accontentarsi nel mercato di quello che il Milan ha già fatto, ma cercare di aiutare il Milan a consolidare questa posizione. Non è facile, però abbiamo visto nel passato i Cassano, opportunità, i Van Bommel, opportunità, i Balotelli, opportunità, che hanno aiutato la squadra poi a mantenere una posizione oppure addirittura a vincere il campionato. Adesso ci sono altre 2 partite, oggi Ibra si è allenato ancora a parte, Kjær anche, c'è il rischio di rivedere il Milan
con grande cuore, con grande anima, con la grande voglia, ma il Milan che abbiamo visto a Genova, cioè un Milan stanco, un Milan provato da 7-8 partite. Dico 7-8 perché qualcuno di questi non ha giocato l'ultima con lo Sparta. In 3 settimane, adesso arriva l'ultima. Un Milan che fa un po' fatica, che non riesce a trovare direi, la giusta alternativa là davanti a Ibrahimovic. Un Milan che vede un Rebic impegnarsi, un Leao sempre un po' ancora che fa fatica a coinvolgersi nella situazione, ma che indubbiamente non riesce ad avere la manovra fluida in avanti. Vediamo cosa si inventa, ma Pioli a questi giocatori qua non è che si può inventare chissà che cosa. E allora insisterò sempre su questo punto, di proprio lavorare in questo mese, da oggi 18 a 18 gennaio, per poi ovviamente chiudere le cose più avanti, entro gennaio, proprio perché per non lasciarsi sfuggire. Non saremo contenti nella situazione attuale, ha ragione di non firmare niente il buon Pioli. Bene, però, e l'anno scorso eravamo arrivati settimi, l'anno prima sesti, settimi, non cambia niente. Quest'anno terzi, quarti. No, quest'anno il Milan è primo a fine dicembre, vincendo 8 partite e pareggiandone 4. Non so se capiterà il prossimo anno, lo ribadisco. E quindi cerchiamo di sfruttare quest'anno importante. Dietro avete visto, non stanno volando, adesso sta venendo avanti l'Inter. Ho visto la partita però ieri, ho visto le tante occasioni per il Napoli. È un Inter che sfrutterà il calendario, ma che poi avrà Juventus e Roma nel finale di questo girone di andata. Quindi bisogna certo adesso resistere. Certo, Sassuolo diventa una partita difficile, non per il Milan, per questo Milan. Signori, senza la spina dorsale. Ieri, fosse entrato il tiro di Rebic, magari qualcosa sarebbe cambiato, però fosse entrato il tiro di destro nel primo tempo, sarebbe magari qualcosa cambiato a sfavore del Milan. Dunque, ci voglio credere io a questo primo posto, ci voglio credere, voglio rimanere lì più a lungo. E che mi arrivi come il settimo cavalleggeri, avete visto ombre rosse? Gli indiani che circondavano la carovana, arriva il sesto o il settimo cavalleggeri che salvano le carovane. Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Ricky Massara devono travestirsi da soldati che devono salvare questa carovana stanca con due o tre innesti importanti, ma più che altro funzionali. Sarebbe importante per premiare questo gruppo, per sfruttare questo momento. Io non sono sicuro di vincere 8 partite e pareggiarne 4 il prossimo anno. Quest'anno invece è un dato incontrovertibile. Se poi Juventus, Inter o chi voleste voi, mi volano via vincendo tutte le partite, un applauso, non ho nulla da dire. Ma finché ho le speranze, fin quando vedo la squadra lottare così, aver voglia anche se stanca, Çalhanoğlu ha preso dei 6-6 e mezza, non ha giocato bene ieri Çalhanoğlu, ha fatto fatica. Leao fa fatica a mordere la partita, che si è stanchissimo, che si è stanchissimo, però reggono, ci sono questi, non ci sono altri. Tonali fa un po' fatica al salto di qualità, ma sono questi. Kalulu fa quello che può. Romagnoli ha di fianco Kalulu, che è diverso da avere Gabbia. Il Milan ha preso 4 gol dall'uscita di Gabbia, perché fino allora era 0-0 col Parma, prende 2 gol e 2 gol, che era un bel sostituto di Kjær. Eppure siamo sempre ancora primi. Quindi io voglio credere a questo primo posto più a lungo possibile. Non voglio che quando il Milan per caso arrivi primo, secondo o terzo, beh, però siamo in bella posizione Champions League. No, adesso io penso al primo posto, fin quando l'organico, inferiore magari ad altri, ma io voglio pensare, il Milan senza Ibrahimovic è prima in classifica. Non l'ha avuto a settembre, non l'ha avuto adesso ed è primo in classifica. Settimo cavalleggeri, Ivan, Paolo, Ricky, veniteci in soccorso. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.